La ricetta di oggi la facciamo con il pesce più fashion, sì. Così diciamo io sì. E il mio chef Marco Caldora. Sì, sì, sì. Dillo perché tu abbiamo qual è? Anche questa love passion, appunto, love passion con lo sgombro. Lo sgombro, bello, buono e aggiungerei anche economico. Economico, ricco di omega 3, pesce azzurro, infatti. Cioè, parliamo veramente di... e ne vado fiero perché comunque nel nostro anche. Ristorante non manca mai un piatto con lo sgombro, è come vero. Dicevo anche con il baccalà, sono piatti importanti, pesci importanti che non possiamo sminuire. Pesci nostri. Ecco, non possiamo assolutamente sminuire. E allora, sì. Come lo prepariamo oggi? Facciamo questo sgombro? semplice, Jennifer, facciamo uno sgombro, lo scottiamo, lo accompagniamo con una cipolla bianca. Che bontà. Allora, cosa abbiamo fatto? Forse appunto la cosa più lunga è la cottura della cipolla. Mettiamo in un pentolino stretto, prendiamo un paio di cipolle, la tagliamo a julienne, tagliamo a rondelle, come vogliamo noi. Sì. Non fa importanza sottili o grandi, basta che tanto va stufata. Quindi la mettiamo in questa padella e con un filo d'olio e lo facciamo proprio appassire lentamente, okay. Una bella mezz'ora, belle che si cuoce, e proprio piano, facciamo piano. Tipo cipollate, proprio deve buona. Essere proprio... Infatti ha un profumo veramente gradevole, io poi amo particolarmente sì. La cipolla, lo sai. Aggiungiamo, guarda, dell'olio, scusate, dell'aceto di vino bianco. Ah ok, andiamo a dare quella sì. Nota un po'... Una nota agrodolce, andiamo agrodolce. A dare. E la facciamo sobbollire per alcuni minuti. E questo è fatto solamente così. E ci siamo. Prendiamo lo sgombro. Questi sono quei piatti che diciamo sempre di impatto, però di basso costo, che abbiamo sgombro e cipolla, non è che abbiamo sì, caviale e tartufo. Dai, non è una cosa da poco, perché sì. Il fatto che sia anche un piatto economico è importante, perché poi tra l'altro riusciamo a portare sulla nostra tavola un pesce buono, bello, che fa anche bene, risparmiando. Sì. Anche questo aspetto non è da sottovalutare, anzi. Ma perché è uno sgombro? Tante volte in inverno, quando ho gli sgombri, che oggi sinceramente si trovano un po' durante l'anno, si trovano sempre gli sgombri, e cotti al vapore, messi in un barattolo sott'olio a bagnomaria e ce li mangiamo. Infatti. Magari come una sera... Sì, anche su una bruschettina. Una bruschetta, una sera che è una cena semplice. Solo che adesso, chef, quando dici inverno io non ci voglio pensare, perché questo inverno è stato particolarmente lungo e adesso l'arrivo della bella stagione mi mette di buon umore. È vero, sai? C'hai ragione. Questo è stato un inverno molto difficile, sì, per tutti, quindi per tutti, viva l'estate, viva la bella stagione. È vero. Cerchiamo di rispettare le regole adesso, perché c'hai ragione. Non dobbiamo giocarci tutto quello che siamo riusciti piano piano a riconquistare. C'è ancora molto da fare. C'è da fare, però sì. Ce la faremo. Bisogna sempre, un po' di ottimismo ci vuole sempre. Sempre, è vero. Ecco qua, abbiamo il nostro filetto bello spinato, pulito. Ah, lo andiamo proprio a sfilettare, quindi facciamo proprio trancetti. Dei trancetti. Filo d'olio nella nostra padellina. Padella. Anche qui, immancabile rosmarino. Assolutamente. I profumi, le spezie sono importanti nella cucina. Poi in questo giardino splendido che hai c'abbiamo di tutto. Raccogli e porti in cucina, meglio di così. Allora, andiamo dalla parte della pelle, parte chef. Della pelle, scottiamo. Cominciamo a scottare lo sgombro, sì. E qui dobbiamo solamente avere pazienza e aspettare che il nostro sgombro giunga a cottura. Sì. Saliamo. Esatto, un pizzico di sale. Tempo di cottura, chef? Basso, essenziale. 10 minuti. Anche meno forse. Anche meno forse, sì. Io voglio salutare il tuo gemello, che dietro le quinte ci fa sempre il backstage, che non compare mai, il nostro... Luca, Caldora, prima o poi lo farò cucinare al tuo posto, tanto sì, chi se ne accorge? Chi se ne accorge? Non se ne accorge nessuno. Che bella squadra che siete, chef. No, siamo veramente una bella squadra. Anche se litigate tanto tu e Luca. No, non sono litigare è un'altra cosa, sono come si dice, litigi d'amore. Litigi, sì. Ecco siete qua. Veramente bellissimi, vi volete un gran bene, beh, potrebbe essere diversamente. Una grazie. Grande squadra.
sì, sì. Bisogna essere uniti, altrimenti, chef, è vero. Soprattutto in questo lavoro, questo è un già un lavoro difficile, cioè non difficile, un lavoro che comunque sì. Non è un lavoro, è una scelta di vita, io penso. Una scelta di vita, infatti, sì. È proprio una scelta di vita. Comporta un sacco di di rinunce, è anche vero. Un sacco di soddisfazioni, sono altrimenti è vero. Non ma tante belle realtà qui in Abruzzo che funzionano e delle quali possiamo essere orgogliosi, hanno proprio questo valore aggiunto, la famiglia, il fatto di condividere questa scelta di vita con il resto della famiglia. Allora si riesce a fare poi in un momento difficile come questo ancora di più. Ancora di più. Allora, facciamo così. Facciamo un cambio. No, no, mi sposto, lo inzuppiamo un pochino in questa, come si dice, in questo intingolo. Questo intingolo. Ma che spettacolo! Ah, poi nulla toglie Jennifer che ci lasciamo proprio dentro per un po', per un'oretta, una bella mezz'ora, ancora meglio. Questo è un piatto che è versatile sia come piatto freddo che come piatto caldo. Se fatti e poi si lascia riposare. Infatti, per secondo me anche da portare al mare, messo in un contenitore di plastica, al freddo è ancora più buono, perché poi lo sgombro di insalata è buonissimo. Sì, lasciato proprio, ecco qua. Si marina, tipo a marinare, sì. Ecco. Adesso... E non ci risparmiamo la cipolla, perché non... questa storia deve finire, che la cipolla, quando la cipolla è cotta, fatta bene, cioè non è che la cipolla puzza, la cipolla è buona, è fondamentale, è buonissima, ma poi se il problema è, diciamo, l'alitosi, vabbè, c'è la caramella, si va con il partner, la mangiano entrambi, quindi poi non si sente. Il partner ti deve accettare per quello che sei. Oh, anche se hai l'alito che sta di cipolla. È vero, ma poi basta condividere il pasto. Appunto, si capito? Mangia la stessa cosa e chi sente niente, dai. Infatti. Poi adesso con le mascherine abbiamo anche questo vantaggio. Abbiamo il vantaggio, infatti. Allora, bagniamo con un filetto di. Che bello questo piatto! Di condimento. E qui abbiamo fatto un'uscita un po' trash adesso, chef. Vabbè. Io e te ogni tanto. Ogni tanto spariamo le spariamo, però dai. Che bello! Ecco questa menta, da quella nota di, menta di freschezza che non guasta. Benissimo. E finiamo così e non lo sporchiamo più. Ma che bello! E questi sono i piatti che parlano abruzzese, con 2 B e 3 Z. Mi piace questa cosa, piatto che parla abruzzese, ma noi su Rete 8 facciamo questo, raccontiamo i piatti abruzzesi, i piatti che hanno fatto la storia gastronomica della nostra meravigliosa regione e anche i piatti che la stanno scrivendo, perché è una storia che si scrive continuamente, che non si ferma mai. Grazie chef. Grazie a voi, è stato un piacere questa settimana accompagnarvi in questo percorso. Ma noi torneremo presto perché vogliamo le ricette proprio estive, perché adesso siamo in una fase di transizione, ma ben presto l'estate arriverà e tu ci dovrai dare qualche ricette consiglio. Da mare. Da mare. E da amare. Da mare e da mare, che bella questa cosa. Grazie chef. Grazie a voi, a domani. Ceci dell'aglio soffritto con il ferfellone, che mi piace veramente tanto, ma anche in questo periodo non ho. Oh, ti ricordi l'altra volta che stavamo a vedere il programma Chef in Cucina? Sì. E stavano a fare la ricetta del parrozzo. Quanto ti piace il parrozzo? Ma che t'ha fatto Giovannino tu? Che t'ha fatto Giovannino tu? Che t'ha fatto? Che t'ha fatto? T'ha fatto il parrozzo! No. Eccolo qua, per farmi perdonare che ti ho distrutto la macchina. Ma sei scemo, che hai fatto? T'ho fatto il parrozzo! T'ho fatto il parrozzo! Possibile che io sbaglio sempre a fare qualcosa? Sbaglio sempre io, sbaglio! E l'altra volta t'ho fatto il salato e volevi il dolce, ma ho fatto il dolce e vuoi il salato! Va a finire che la prossima volta ti faccio una cosa e ti metti a dieta! Ma va che io non sono tua madre, io non sono tua madre! Ma a me il parrozzo lasciano!